Buongiorno e ben ritrovati alla strategia del 10 marzo 2022. L'argomento di oggi è la luna piena, l'ultima luna piena dell'anno zodiacale che avviene in Vergine. La settimana scorsa abbiamo visto appunto cosa ci ha portato la luna nuova, che invece era l'ultima luna nuova dell'anno zodiacale avvenuta nel segno dei Pesci. E oggi vedremo appunto questa ultima luna piena, che avviene 15 giorni dopo la luna nuova, quindi quando la Luna si trova in opposizione al Sole, ed avviene esattamente il giorno del 18 marzo 2022. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, volevo lanciare due notizie al volo e sapere nei commenti cosa ne pensate. Una riguarda il nodo sud che è uscito dal Sagittario ormai da tempo, fin da dicembre 2021, e sapere cosa ne pensate voi degli effetti di questa uscita del nodo sud del Sagittario sulla propaganda mediatica, se appunto la comunicazione mediatica, a parte il fatto che ultimamente ha cambiato di narrativa, vorrei sapere se questo cambio di narrativa propende più o meno verso la propaganda e quindi verso il lavaggio del cervello rispetto alla narrativa pandemica. E secondo la strategia, l'uscita del nodo sud dal Sagittario doveva portare a un abbassamento di questa tensione mediatica, di questa paura, di questo lavaggio del cervello, però sembra che con la guerra comunque questo lavaggio del cervello ci sia, questa propaganda ci sia, per spingere a favore di una delle due fazioni in guerra e a sfavore dell'altra. Dal mio punto di vista, questo spingere verso una delle fazioni è come quando si guarda una partita di calcio, dove comunque la partita è chiara, si vede dove va la palla, però il cronista è a favore di una squadra, perché appunto favoreggia per una squadra. Bene, non è la stessa cosa della propaganda. Ovviamente se c'è un fallo, tutto il mondo lo vede. Che tu segua un cronista a favore di una squadra o a favore dell'altra, il fallo lo si vede, lo puoi giudicare con i tuoi occhi. Poi ti puoi lasciare influenzare anche da chi stai supportando tu. Però questa non è propaganda, è appunto supportare una o l'altra fazione, una o l'altra posizione. Però nel concreto non vi è un occultare la verità. La verità la si può seguire sia che tu segua un dibattito giornalistico a favore di Putin, ad esempio, sui media non tradizionali o sui media non italiani, sia se tu segua un media ufficiale italiano che è filo occidentale, e in quel caso avrai la versione filo occidentale, però il concetto, i fatti, gli avvenimenti non cambiano, entrambi dicono la verità, che la Russia abbia invaso è una verità. I motivi che ci sono dietro più o meno si sanno, sia da una parte che dall'altra, la questione del gas la si sa, solo che ognuno fa vedere i pro e i contro della sua posizione. Di questo per i nodi sull'asse Scorpione-Toro invece dell'asse Sagittario-Gemelli. E un'altra notizia invece per cui vorrei sapere anche la vostra opinione è quella del fatto che l'Italia, nonostante come tante altre nazioni è molto lontana dal conflitto, abbia dichiarato lo stato di emergenza. In più si è ingaggiata nell'invio delle armi e stranamente nella riunione che la Casa Bianca fra gli alleati Draghi è stato tenuto fuori. Quindi questa stranezza del fatto che Draghi sia molto ingaggiato nella guerra, fra l'altro la Russia l'ha ritenuto nazione nemica a causa del suo comportamento, in più si è messa in stato d'allerta, in stato d'urgenza, ma in tutto ciò, nonostante la sua centralità in questa e la sua presa di posizione in questa guerra, non è invitata alle discussioni fra alleati, quindi Draghi non parteciperà alla Casa Bianca. Quindi come vedete questa situazione? È molto strano. Non sarà che per caso la scelta di Draghi di mettere l'Italia in allerta dovuta alla guerra, quindi stato di emergenza, non sia solo una manovra per continuare magari con l'assoggettamento del popolo italiano, l'asservimento del popolo italiano, ma probabilmente siamo veramente in guerra per caso? Siamo veramente forse una delle nazioni più a rischio dopo l'Ucraina di una possibile invasione o di un possibile attacco? Che l'Italia sia stata scelta come una pedina sacrificale ed ecco perché non c'è bisogno della presenza di Draghi nelle trattative o negli accordi fra alleati? Bene, questo lo lascio dire a voi nei commenti. Ma adesso veniamo all'argomento della luna piena che avviene nel segno della Vergine. Un primo confronto per capire quello che possa accadere è di verificare
l'ultima luna piena è simile a questa qui, quindi nel segno della Vergine, che era avvenuta nel 2020. Perché nel 2020? Perché nel 2020 era quando la pandemia è scoppiata. E per quale ragione? Direte voi, perché inizia adesso un altro ciclo, che è quello della guerra, dopo 2 anni. Ma perché avviene questo? Semplicemente perché Marte si trova nel 2020 e adesso nel 2022, dopo 2 anni, esattamente nella stessa, più o meno nella stessa posizione. E così come la pandemia globale, con lockdown globale, è avvenuto con la congiunzione Marte-Plutone nel segno del Capricorno, così la guerra ha avuto inizio con Marte che si avvicinava al Capricorno, che si accingeva alla congiunzione col Capricorno. Marte, durante la luna piena in Vergine del 2020, era a 15 gradi del Capricorno, quindi non era ancora arrivato a congiungersi a Plutone, però già a 15 gradi del Capricorno era scoppiata il lockdown nazionale in Italia, e più in là, qualche giorno dopo, era scoppiato anche in Francia. Verso il 19 il lockdown era diventato mondiale, con la congiunzione Marte-Plutone ha raggiunto anche gli Stati Uniti. Questa volta, nella luna piena in Vergine, Marte ha già congiunto Plutone e si è allontanato, e adesso è a 9 gradi dell'acquario. Diciamo, quello che doveva prodursi dalla pericolosa congiunzione con Plutone si è già prodotto, mentre nell'ultima luna piena dell'anno del 2020 il peggio doveva ancora venire, perché Marte non aveva ancora congiunto Plutone. Questa volta Marte ha già congiunto Plutone ed è andato oltre, quindi probabilmente non sarà l'ultima luna piena dell'anno, del 18 marzo, a far peggiorare le cose. Questo può essere un primo segnale. Ormai l'8 marzo Marte e Venere hanno continuato il loro cammino e sono entrati nell'acquario, e come abbiamo detto sarà un continuo migliorare delle energie. Questo cammino di Marte e Venere assieme a braccetto porterà a un risveglio delle energie del popolo, un riequilibrio delle energie maschili e femminili, per una migliore coscienza di popolo, per affrontare il male che ci ha tenuto attanagliati durante questi 2 anni. Vediamo che una particolarità delle due date è che la Luna, in opposizione al Sole, ovviamente durante la Luna piena, fa un trigono, mentre il Sole fa un sestile a Plutone. E questo avviene in entrambe le configurazioni, sia nel 2020 che nel 2022. Quindi è come se durante questa ultima luna piena dell'anno, che forse è una delle più tese, quella che rappresenta la fine, rappresenta anche avvenimenti estremi un po', questa tensione si scarica su Plutone in Capricorno, come se il Plutone in Capricorno, nonostante la sua oscurità, il suo portare, diciamo, a compimento quelli che sono i poteri occulti che gestiscono le società, sia tutto sommato una soluzione, sia visto come una soluzione, una via di fuga, un modo per risolvere la situazione planetaria, che in ogni caso non può andare avanti in questo modo. Quindi anche se le scelte di Plutone nel Capricorno sono tragiche, prima nel 2020 con la pandemia e il lockdown, e adesso con la guerra, i morti che sta facendo la guerra, tutto sommato, attraverso questo sestile, questo trigono che si trova sull'asse dell'opposizione, della luna piena, è l'unica soluzione possibile. Le tensioni che provengono dalla nostra società possono avere come unica soluzione, diciamo, questo scaricare le energie di tensione della Luna e del Sole su Plutone in Capricorno. Ebbene, questo è un punto in comune importante, una prima somiglianza che vi è fra l'ultima luna nuova dell'anno 2022 e l'ultima luna nuova dell'anno 2020, questa relazione che vi è fra i due luminari con Plutone, quindi due luminari in opposizione, Luna e Sole, che hanno in entrambe le date questa relazione attraverso un sestile e un trigono positiva, se vogliamo, con Plutone. Solo che nell'anno 2020, oltre a Plutone, vi erano tutti gli altri pianeti maligni o benevoli che erano comunque presenti nel Capricorno, ai quali Luna e Sole facevano comunque trigono e sestile, e questa volta vi è solo Plutone. Quindi vi lascio un po' riflettere, meditare, analizzare questa somiglianza. C'è ancora molto da dire nel mettere, diciamo, a paragone
i grafici delle due date, e questo lo continueremo domani perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Continueremo domani a vedere le differenze o cosa accomuna le due date. In più andremo a vedere cosa è avvenuto nella scorsa luna nuova nel segno dei pesci e cosa è avvenuto 6 mesi prima nella luna nuova nel segno della Vergine, per capire meglio cosa può accadere adesso con la luna piena nel segno della Vergine. In seguito andremo a vedere dei dettagli per esaminare i gradi sabiani, cosa ci dicono, cosa ci dicono eventuali stelle che sono coinvolte in questa luna piena. Quindi da tutto ciò cosa ci possiamo aspettare? E poi una nuova rubrica che presenterà l'Astro TG domani è quella delle carte, dei tarocchi, con i quali potremo avere ulteriori conferme, ulteriori risposte o ulteriori suggerimenti e avere un quadro completo di questa luna, che è abbastanza importante visto che è a ridosso di un rischio di guerra mondiale ed è comunque l'ultima luna piena dell'anno. Vi auguro una buona giornata e vi dico domani per il proseguimento dell'analisi di questa luna piena.